11 secondi e basta. Mi aspettavo molto di più. Tu non mi hai detto che stavi iniziando a registrare. Sì. Svegna! Vedi che non cambia il risultato. E ciao a tutti i ciotolini e bentornati in un nuovo molto particolare video che ho deciso io. Appunto, verrà bruttissimo, però vabbè, Agne, non posso dirgli di no, quindi facciamo questa prova. Dopo te li devi mettere addosso. Te le metto nell'anno io quelle cose poi. Da questa parte qua però. Allora, la sfida in questione è: chi di noi è più grammaticale? Però posso chiederti una cosa? Smetti di guardarmi bene con quegli occhiali, so che le hai messi apposta. Ah, svegna. Una mana di pinanana. Una mana. Sei andata in Kenya, non potevi chiedere a loro? È vero, ragione nel Kenya. Ma perché guardo sempre il microfono? Non lo so. Scusate, il microfono. Mi isolo. Semplicemente è una sfida tra me e lei, chi è più grammaticale. Io ho i piedi belli. Ah, che fastidio. Sono 10 domande di cui prima rispondo io e vediamo quanto faccio. Vabbè, e sei parte del tanto questa mondo, canta. Io inizio. Anche tu. Allora, prima domanda, il quiz di verifica delle conoscenze grammaticali. Sono 10 domande, le facciamo subito veloci. E siamo qui per volere di chi? Che fatica, che fatica. Allora, completa la frase coniugando la forma del verbo mancante indicato nella parentesi dopo. Ti giuro che urlo quando tocca a me. Avrei voluto che Carlo alla partita risultata è stato che andasse, andasse. È una giostra che va. Leggi la frase che segue, non indica in quale è presente un verbo riflessivo. Cioè, leggi e segnala la frase con il verbo riflessivo. Mia sorella Claudia si è iscritta a danza classica. Oggi mio padre mi ha lasciato solo. Si sono strappati tutti i fogli. E ogni vita io sto riflettendo, lo ma non sa. Non mi ricordo il verbo riflessivo. Che rinascerà. Ah. Wow. Wow. Per me è la C. Ci provo, C. Se sbagliate è colpa tua. Ok. Se vuoi la preferisci in inglese? No. Ah. Segnala la frase in cui è presente un complemento di fine. Leggi e indica la frase che ha al suo interno il complemento di fine. Facilissimo. Il fine è il complemento che finisce con A e qualcosa, se non sbaglio. È il pezzo del flauto. Ah, oh, perfetto. Quello scherzo mi ha fatto morire dal ridere. Mi piace mangiare piano, il mio cane è da caccia. Cacchio! Pensavo fossero più facili. Qui taglia perché mi sono grattata il naso. Ok. Poverina. Mi piace mangiare piano, piano in che modo? Quindi complemento di modo. Il mio cane è da caccia di denominazione. È una giostra che va. Da, da che cosa? Di chi? Di che cosa? Questa sì, io metto questa. Che... Oh, raga. Sono passati grammatica così, la facevamo alle medie. Tantissimi. Questo anni. È il mio piede. Lei di più comunque. Ferma. Leggila. Pensavo mi menassi. Leggi la frase che seguono e segnala in quale è presente un complemento di modo. Ah, questa è la facile. Vado allo stadio in scooter. Se c'è il sole esco con il cappello. Non amo fare i compiti di fretta. Cacchio! Di modo. Vado allo stadio in scooter e moto, mi pare. Con il cappello. Oh mio Dio! Che cosa? Io direi amo fare i compiti di fretta. In che modo di fretta? Sì, sì. Perché il trucco è farsi la domanda col complemento e provare a rispondere. Poi sbaglierò, ma chi se ne frega. Trova la frase in cui è presente amor, un verbo... amor, mio amor, trova le frasi in cui è presente un verbo passivo. In questi mesi sono molto maturato. Non sono sempre motivato dalla mia famiglia. In questo inverno non sono andato a sciare. Aia. Un poco loco! Sono maturato. Sono molto... In questi mesi sono molto maturato. Aia. Dai. Rimetti giuste chiappe. Poi, sono sempre motivato dalla famiglia. Quest'inverno non sono andato a sciare. Sono andato o no? Sono sempre motivato. Non un po' so. Loco! A o B? Uno o due?
Aia! Uno o due? Uno o due? Due. Un poco loco! È che non ti vedo perché ho gli occhi chiusi perché ballo. Ma sei scemo? Stavo ballando e scegrando. Trova la frase in cui presento un complimento di modo. Se vuoi fare i biscotti e devi impastare con cura. No, sono tornato a casa con l'autobus. Ah, ma modo? Cacchio! Con quante scarpe no, non puoi correre? Con queste scarpe non puoi correre. In che modo? Con cura. Vai. Non puoi capire. No, non capire. Trova il periodo formato da una frase principale e una subordinata. Oh, un e chi se la ricorda? Amico in me. Sebbene ci sia vento, è nuvoloso. Se la strada è nuvoloso e c'è vento. Non questa è no. Vente, questa, io direi questa. Mi piace la parola sebbene. Sebbene. Ti basta ciao. Solo sebbene. Che c'è un grande. Ok, amico 8. In me. Leggi nel video la giusta locuzione che nella frase che segue può sostituire la parola visto. Aia. Ma riesci a stare ferma? Un attimo! Sarebbe meglio fare oggi i compiti visto che domani abbiamo la gita. Anche se, prima che, poiché. Non ho capito, ma metto anche se. Non ho ben capito la domanda, ma fa niente. La capirò. Supercali, fragili, sticchi, spirali, dosso. Individua la congiunzione adatta ad unire le due frasi. Il leone mangia la pizza. Ma in inglese! Ah, non riesco neanche a leggere. Capito? Il leone mangia la gazzella. Fragili, sticchi, spirali, dosso. E anglele, 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 aia. Ricordo che ha 3 anni per convincermi. Questo non è un laser. Il leone mangia la gazzella. È una semplice lampadina. Perché è un animale carnivoro. Rimase così male che la frase che segue si prova. Propone di formulare una conseguenza, un'argomentazione e un'ipotesi. Anche se ritieni che abbia un suono spavento uso. Ma cosa vuol se dire? Se dici forte avrà successo strepitoso. Oppure le frasi le cicche spiralitoso. La frase che segue si propone. Non ho capito. La frase che segue si propone di formulare un ipotesi. Oh mio Dio! Qua un po' cupo, Con 6 su 10, ragazzi. C'ho la sufficienza, c'ho la sufficienza, si vola! Pensieri. E non vorrei dire, ma in teoria avevo 10 una volta io in grammatica, quindi... La sorte è con voi, se la mano ripeti il test. Chi un bacio mi dà aspetta, ho i capelli incastrati. Non t'ho visto. Ho gli occhiali. Peccato, non vedo. E che lo spazzacamin si trova di sotto al più basso gradin. Io sto tra la cenere. Sai cos'è la cosa positiva? Che io ti posso anche guardare. No, non mi fai vedere il risultato. No! Chissà quanto avrò fatto. Ti dico solo che hai scelto grammaticale. È apparsa una sirena con degli applausi. Poi vedi tu. Domanda numero 10. Completa la frase coniugando la forma del verbo mancante indicando indicato nelle parentesi. Avrei voluto che Carlo andasse alla partita. Andare fosse andato, andasse alla partita. Ho voluto che Carlo andasse alla partita. La risposta subito. Sono un po' facili, eh? No. Leggi le frasi che seguono e indica in quale è presente un verbo riflessivo. Leggi e segnala la frase con il verbo riflessivo. Mia sorella si è iscritta a danza classica, mio padre mi ha lasciato solo, si sono strappati tutti i fogli. Verbo di dopo vediamo un attimo gli errori, perché siccome il mio non c'erano, vediamo nei tuoi gli errori così li spieghiamo, vediamo okay. Le cose giuste. Allora, il riflessivo è mi si sono strappati i fogli. Mio padre mi ha lasciato no. Si è iscritta, mi sa che si è iscritta a danza classica. Facilissimo, l'ho detto. La frase in cui è presente un complimento di fine. Fine o scopo, giusto? Complimento di fine o scopo si chiama. Fine o scopo, sì. Legge indica la frase che ha al suo interno complimento di fine. Quello scherzo mi ha fatto venire a ridere. Mi piace mangiare piano e il mio cane è... Che scopo? Da caccia. Penso che sia da caccia. Leggi le frasi... Però ci hai preso tutte. Come fai a saperlo? Ma non ho fatto errori. Leggi le frasi. Un po' di pressione addosso. Le frasi che seguono e segnala in quale è presente un complemento di moto. Metodo. Modo. Modo. Sì, scusami. Metodo, modo. Modo, complemento di modo. Vado allo stadio in scooter. Ma sono i psicopatici, parlano solo con la lingua. Se c'è il sole, esco con cose, cappello, oggetto. Non amo fare i compiti. In che maniera? Di fretta. Perché non è stato il luogo, moto a luogo e vado a Roma. Non in scooter, perché in scooter mi viene in mente di mezzo, ma non è che è il mezzo di trasporto, quindi provo con questo. Ho toppato? Non lo so. Trova la frase in cui presento un verbo passivo. In questi mesi sono molto maturato, non sono sempre motivato dalla mia famiglia, questo inverno non sono andata a sciare. Facilissimo. Allora, andare passivo. Un po' di fumo qui. Tutto bene? Sei addormentata?
Aspetta. Chiedevo. Allora, io so benissimo la differenza tra attivo e passivo, ma questa mi è difficile. Non mi sembra così facile. Buttati, Sabri. Aspetta, fammi ragionare. Mi sono proprio piaciuta la grammatica italiana. Io avevo una psicopatica che urlava di fianco e non riuscivo neanche a leggere Dovrebbe le frasi. Dovrebbe essere complimento del... come si chiama? Predicato nominale. Oh, vabbè, mi metto questa. Trova la frase in cui è presente un complimento di modo. Ma dai, ma tutti questi complimenti. Complimenti? Complimenti sono un'altra cosa. Buono. Penso questa. Trova il periodo formato da una frase principale e una subordinata. Poi io ho spiegato il trucco. Subordinata alla principale. Quindi io mangio il biscotto perché mi piace. Dovrebbe essere subordinata alla principale. È nuvoloso? Sì, e c'è vento. Allora, la frase principale è nuvoloso. La subordinata è sebbene ci sia vento. Tutto a posto, amica. No, mi sta fumando la testa. Legge e individua la giusta locuzione che nella frase segue. Che segue può sostituire la parola visto. Visto. Sarebbe meglio fare oggi i compiti visto che domani abbiamo la gita. Sarebbe meglio poiché, ovviamente. Individua la congiunzione adatta ad unire due frasi. Il leone mangia la gazzella. Anche se, perché... perché è un animale carnivoro, ovviamente. La frase che segue si propone di formulare. Ecco, argomentamela questa, non l'ho capita. La cioè, frase tu che urlavi, segue però non si capito. Propone di formulare una conseguenza, un'argomentazione, un'ipotesi. Praticamente la risposta è una di queste. E questo, la frase che segue si propone di formulare è una conseguenza? Oppure è un'argomentazione o un'ipotesi? E come faccio a sapere? Non la vedo la frase che segue. Ma è questa, non hai capito? La frase che segue si propone di formulare, vuol dire che sta questa frase qua sta formulando una conseguenza. Se premo questa, la conseguenza è che sbaglio. Se premo questa, è un'argomentazione o un'ipotesi? Lo sai che ti sto aiutando? Ti sto facendo ragionare per te. Certo. 5. Argomentazione. 4. Forse era un'ipotesi. 6 su 10, tu quante ne hai fatte? 6 su 10. Dai, batti il piede! No! Andasse! Sì, perché leggi bene cosa c'era scritto, anche a me mi ha fregato. Sono andato, era il verbo giusto. Andasse è condizionale. Avrei voluto che Carlo andasse alla partita. No, è sbagliato. Andasse condizionale. Avrei voluto che Carlo fosse andato alla partita. E così è giusto, sì. Riesce a stare. Però nel mio gergo non lo direi mai. Avrei voluto che perché Carlo fosse andato alla partita. Perché nel tuo gergo è sbagliato. Non è italiano grammaticalmente però, corretto. Però aspetta, avrei detto: avrei preferito che Carlo fosse andato alla partita. Sì, avrei preferito. Sì, è vero, sbaglio io perché lo direi. Lo avrei diresti? Preferito che Carlo fosse andato alla partita. Così sì, lo giusto. Direi. Però avrei voluto che Carlo andasse, direi. Mm-mm. Fosse andato. Lo diresti sbagliando. Sarebbe meglio fare i compiti oggi visto che domani abbiamo la gita. Eh sì, anche se, visto che si sostituisce con anche se. Quella l'ho presa io. Sarebbe meglio fare i compiti visto che. Visto che è al posto di anche se. No, non è. Io ho messo anche se ed ho sbagliato. Ma perché ho messo anche se? Ma è sbagliatissimo anche se. Tu hai, non hai visto messo anche che se. Non è anche se la risposta. Ma sono io deficiente che non ho ragionato. Vabbè, adesso mi batti il piede perché abbiamo fatto 6. Non neanche. Il mio 6 era più pieno. Tu non hai ballato. E vediamo. Sai perché questa qua l'ho indovinata io? Perché sebbene è una parola carina da dire. Ah no, ma quello è solo ragazzi. Sebbene. No, però posso dire una cosa. Che ho vinto io. Non voglio capire come io ho detto una roba del genere. Tu hai messo poiché, vedi? Tu hai messo poiché. L'hai già passata. Tu hai messo poiché. La risposta sarebbe era... meglio fare i compiti oggi poiché. Tu hai messo poiché. Invece è anche se. Ma no! Sarebbe meglio fare i compiti oggi visto. Ah, ma perché loro fanno la gita e quindi non saltano quindi saltano i compiti? Non lo so, comunque io l'ho no, presa. Scusa, questa è sbagliata perché io dico sarebbe meglio fare i compiti oggi poiché domani abbiamo la gita quindi domani non li possiamo fare. No, questa è sbagliata, mi dispiace, questa ho ragione io. Assolutamente. Quiz studenti, mi raccomando, no. Correggete perché è giusta come la dico io. Ma cosa vuol dire sarebbe meglio fare i compiti oggi anche se domani abbiamo la gita? Ma no, e poiché, ma smetti, ho vinto io. Batti, piede, ciun ciun, ciun ciun ciun. Andiamo dobbiamo andare al ristorante, non sai neanche perdere. Hai perso? Ammetti di aver perso? No. Allora non ti diamo il video. Devo andare a mangiare la carne per diventare grande. Hai detto che non accarezzi più, mangi carne? No, ho detto che vorrei provare le Io carne. Vorrei far notare che è stato un 6 pieno per tutti e due. Cioè un mio un po' più pieno perché sono grasso. Quindi comunque. Però a differenza che lei ha potuto ragionare in tranquillità con tutti i suoi tempi, io ho avuto una psicopatica di fianco che urlava, smanettava le e le notti d'Oriente. Quindi facciamo così, vediamo un po' se tu hai vinto. Scrivete sotto nei commenti tra me e lei chi ha vinto veramente. Poiché ricordatelo, baby. Sì, hai sbagliato. Ciao.